Sì, eccoci qui, siamo tornati. Siamo tornati da Radio Chess, siamo pronti. Siamo tornati in Radio Chess sull'onda per poter in qualche modo, ecco, proiettare adesso l'immagine. Questa immagine parla di Scacchi viventi. scacchi viventi. Perché abbiamo scelto gli scacchi viventi? Perché tu sei esperto e oggi ci parli di come mastiarsi bene con gli Sì, scacchi viventi. è vero, è vero. Ho avuto una discreta esperienza in questo periodo di mascheramenti vari. Partecipato Ormai è rapina in banda, per giustamente. rapine, bene, allora mi hanno trattato proprio così bene che ancora mi stanno cercando. Mo giusto, solo voi lo sapete, ma tanto, siccome non ci guarda nessuno, Non c'è niente. va niente. Andiamo avanti. E allora, molto semplice. Un buon trucco richiede chiaramente un buon truccatore. Prima cosa. Esistono dei trucchi molto pacchiani, come giustamente hai detto tu. Cosa si intende per trucco pacchiano? Eh sì, tu hai detto trucco pacchiano perché. Beh, no, lo so, beh, di fuori, fermo il bastiamento, sembra fatto un po' male. Il mascheramento sembra fatto un po' male. Ora, il male e il bene lo definiamo. Il male è quando in realtà la maschera non trasmette quello che dovrebbe in realtà trasmettere. Ah, Quindi, se io voglio fare il re, e devo devo avere un aspetto fare regale. il re. Regale. Se io voglio fare l'alfiere, devo avere un aspetto Vescovile. vescovile. Se io voglio fare la torre, devo avere un aspetto Pietrificante. pietrificante, il cavallo galoppante, il Galoppante. pedone. Un aspetto trasgender. Come? Trasgender. Sì. Transgender. Qui dobbiamo fare un trucco per i pedoni un po' particolare. Un E po' per perché il transgender, sì. Si pedone ha la potenzialità, può si può trasformare, trasformare, si traveste ancora di più. quindi è una maschera nella È maschera. una maschera nella Il maschera. pedone veramente richiede un'arte magistrale, Cioè, a un certo punto, quando il pedone arriva nell'ultima casella, può si toglie la diventare maschera e ne esce un'altra più. un'ingegnere. Ho capito. Allora, io avrei un travestimento in mente per i pedoni, facciamo un grande coso, sai, di quelli ingombranti, dove quello che sta sotto soffoca, no? E all'interno c'è un po' un tot di vestiti, principalmente quello da regina. È arrivato all'ultima casella, apre tutto e esce fuori la regina. Che dici? Poi nel caso, no, terribile. Nel caso, se arriva all'ottava e chi sta facendo la partita di scacchi viventi cavallo, non si sa mai, si porta anche un travestimento da cavallo, che Che non è se andiamo male. da ogni tanto, che normalmente l'affiatore non si. Non si dovrebbero prendere. No, perché la regina faceva l'affiatore, però ogni tanto Fa la sua figura. può essere chiamato, no, In causa. quando il pedone ferma cioè, quindi tutto questo è un modo per uccidere la gente. Quindi così lui mette tanti dei miei vestiti, Sì, che sì. loro soffrono, è perfetto. Perfetto, Sì. tutto bene. Allora, io direi poi, quindi, adesso il secondo punto della questione è come truccarsi bene. Abbiamo capito che una maschera deve rappresentare quello che veramente rappresenta, quindi gli aggettivi che abbiamo usato sono proprio adatti. Però, ad esempio, Alessio, ci dobbiamo travestire da re. Allora, il re deve avere una corona. Certo. Quindi basta prendere anche un pezzettino di carta e un attimo davanti aggiungerci quei famosi ghirigori luccicanti che riescono a rendere luminosa la corona. La corona deve essere luminosa. Potete aggiungere anche delle perline, no?
Così con la luce, magari se si fa di notte, la corona brilla ancora di più. Brilla, certo. Perfetto. Poi cosa vuole il re? La veste lunga. Una veste lunga, benissimo. Veste lunga perché ridà la regalità, no? Lunga e quindi io valgo, io sono il re, quello che comanda. Tutti gli altri c'è Certo. della veste corta. Il pedone deve avere la veste corta. Perché è un lavoratore. Il re, quella lunga, perché non deve fare niente, quindi anche Esatto. benissimo. Lo Poi, scettro. crochet, bravo, bravo, luminoso. Potete utilizzare anche come fare uno scettro? Un bastone semplicissimo, però deve essere ricoperto in modo tale da sembrare luminoso nei punti principali, cioè alla fine, ok? Il manico deve essere rivestito per sembrare di ferro, ok? Quindi bastone di legno, se avete un bastone di ferro meglio ancora. Deve essere lungo abbastanza, magari quello del re fino a terra, non un semplice scettro da Già più ecco fatto. qua, esatto. E poi, quindi tunica va bene, tac, copritunica, mantello sopra, ok, con un po' di stoffa si riesce a fare tutto. E le scarpe, come c'era le scarpe il re? Appunto. Appunto, magari se è un re orientale, altrimenti come portava il re le scarpe? Erano fatte praticamente le scarpe nel tempo del castello, i più poveri lo facevano addirittura ricoprendosi i piedi con della stoffa. Okay. Il re non si ricopriva semplicemente i piedi con la stoffa, ma formava una scarpa tipo mocassino, ben Tipo ok? mocassino. Tipo mocassino, molto bene. Poi manca una cosa importante, i guanti, perché Ci guardi. il re non si deve sporcare le mani. Ah, giusto. È giusto, non tocca le cose, guanti, No. scettro, lungo, corona, e abbiamo fatto il re. Quando è stato semplice? Semplicissimo. Semplicissimo. Ora ti metto alla prova, Alessio, vediamo se hai capito. Facciamo il cavallo. Cavallo. Sì. Allora, il cavallo La criniera. è Con che la facciamo la la criniera? andiamo nelle migliori In parrucchieria ce la facciamo. No. Ci andiamo nelle accontentiamo di scopa. una comune scopa. La scopa, perché la scopa c'ha poi quegli spunzoni, no? E dove li inseriamo gli spunzoni della scopa? La destra di una stella. Bene, quindi vanno inseriti. Com'è il rivestimento per fare il cavallo? Vabbè, io non ho detto che sono un po' grande, ma dai. Beh, un po' di fantasia, dai. La rosa, dai, Facciamo scusa. col polisterolo. Troppo distrutto. Che è modellabile in qualche modo, no? Quindi con il nostro polisterolo, dove si possono infilare le cose, ricoprire, pitturare in un certo modo, si può anche riuscire a fare il cavallo simile al cavallo Furia, Furia. Ecco, furia. magari basta un copricapo di polisterolo con la criniera, tac, tac, arriva un attimo, ti devi coprire, basta anche. Coprire in modo tale avere anche una tunica tutta marrone, benissimo. E in questo caso tu sei il cavallo perché hai sicuramente la testa da cavallo e tutto il resto del Guarda, mi sto proprio appassionando. siamo a un livello superiore. Mo, ecco, diciamo come si può fare meno Che pacchiano. poi Cioè, da aggiungo, qui io vedo io dalla foto che il cavallo come è rappresentato Alessio con dei dove vedo? e lei c'è il cavallo goccia. Dove sta? Se Però quelli che andiamo davanti, Alessio. davanti, Ma sì, più con destra. destra, Quello è il cavallo. quello è il Guarda un cavallo. po', sali sopra, sali. No, col mouse. Sali, guarda, guarda che cosa brutta che hanno fatto. Io non riesco a capire come possa Ancora? essere un cavallo. Guarda qua. Guarda un po' questa testa. Ah, gli hanno fatto semplicemente. Hai capito quando tu dici il travestimento pacchiano? Pure io sono un Giusto. cavallo, c'ho lo stemma del cavallo sulla maglietta, ma non sono un cavallo, Non vero? sono un cavallo. Oh, ecco, ci vuole un travestimento da cavallo, un po' di polisterolo e si fa bella figura. Poi io aggiungo che 3.400 zebre.
aiuta i problemi digestivi. Quindi chi fa il cavallo cammina a quattro Sicuramente zampe per. mangeva meglio stasera. E poi? E poi deve saltare il Il cavallo. vescovo, il vescovo. Ah, il B, vabbè, il vescovo si veste da vescovo. Da Rubiamo una vescovo. semplice veste e compriamo una. Rubiamo, fa dire. E prendiamo una veste lì Il in prestito vescovo. al vescovo e siamo dei bellissimi vescovi. Però adesso la torre. Se tu hai capito come ci si traveste per il cavallo, saprai sicuramente fare una buona torre. Vai. Praticamente tu prendi la maschera di cemento, no? Sì, Ti immergi, sì. poi riesci fuori, cioè, sei completamente pietrificato, Sei proprio no, sei uno dei Fantastici Quattro, l'uomo di esatto, pietra, quello, l'uomo roccia, no? no, Più semplice. Ci esatto. ricopriamo col polisterolo che serve un po' a tutto. Facciamo una piccola torre. Poi là dentro noi ci possiamo portare salsicce, il salame, il pane con l'olio, le fave, Certo. no? E ogni tanto mangiamo perché non ci vede nessuno. Quella è una bella maschera in cui tu sei circondato da una torre che cammina, ok? Allora, la torre che cammina, giustamente, polistirolo, come la trasportiamo? Gli possiamo fare dei manici all'interno in modo tale che quando camminiamo, sì, la solleviamo e camminiamo e si ha proprio l'impressione della torre che si muove. Quindi, dopo questi suggerimenti, a chi è abituato a fare la partita di scacchi viventi, no? Mi aspetto un miglioramento nelle maschere. Giusto. È vero? Speriamo che ci ascoltino loro, proprio ci ascoltano noi di Radio Chess in Sì. questa giornata e vedrai Anche che l'argomento è un nuovo, la argomento fondo. nuovo, vale la pena diffonderlo in maniera capillare. Certo. Certo. Benissimo. Allora, ringraziamo l'esperto Fedeius per questo contributo. Direi di forum professionale. Sì, domenica, visto che Domenica, sarete, esatto. mi travesto nello stile steampunk al Steamboat. battente di Porto d'Ascoli, Venite a vedere. sì, vicino ad Ascoli, no, Porto d'Ascoli, vicino ad Ascoli Piceno, il centro commerciale, potete venirmi a vedere, fate una foto con me e poi non mi parlate più per molto tempo, no? Sì, ci vuole. Bene, bene, bene. Allora, ti ringrazio Alessio, abbiamo un po' di tempo, magari forse possiamo parlare anche dopo. Vuoi aggiungere qualcosa, qualche torneo in vista? Forse, forse potrei ricimentarmi sulle schiacciere all'Open Città Aperta di Roma e ti faccio un po' compagnia perché forse Anche anche io tu giochi intenzione. a Roma, Sì. però è tutto da vedere, insomma. Ok, Va in attesa del torneo di Roma diciamo grazie Roma, bene. Grazie come a Roma. faceva Vendi, grazie Roma. Grazie, ora. Ciao ciao Benissimo. ciao. Ciao.